Ciao ragazzi, sono il Giap del team Bullfrog FPV di Vercelli. Guardate questo qua, uno Yubi XV 130. È multirotore FPV che sulla carta promette molto bene. Mi è stato inviato da Banggood da provare a recensire per voi. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Abbiamo visto che all'interno della confezione, oltre al modello preassemblato, ci sono due set di eliche quadripala 3 pollici per 3, due cavi per connettere al nostro ricevente, che sia in S-Bus o PPM, due straps in velcro per collegare la batteria al di sotto del modello e un'antenna per trasmissione video con connettore SMART. Guardando lo Yubi, salta subito all'occhio la cura dei particolari come la canopy sagomata, le svasature sul plate in carbonio per nascondere le teste delle viti, delle scanalature sui braccetti per nascondere i cavi del motore. Queste ultime mi lasciano un po' perplesso sulla resistenza in caso di crash, perché il plate in carbonio è solamente 2 mm e nella parte scanalata arriva a 1 mm di spessore. Inoltre l'antenna e la connessione sembrano un po' troppo esposte, che in caso di caduta potrebbe causare la rottura del connettore. Un'altra cosa che potrebbe essere comoda, una feritoia in corrispondenza della porta USB per andare a settare la nostra scheda di volo in maniera più agevole. Ma proseguiamo con qualche informazione tecnica. L'elettronica è composta di sole due schede. La prima è la scheda di volo con processore F3 e precaricato Betaflight 3.0.1. Ha una VTX integrata da 40 canali switchabili da 25, 200 e 400 mW. Sotto troviamo gli ESC 4 in 1 da 20A con VLLS. Il tutto è motorizzato con dei 1806 da 3600 kW. Non mi resta che collegare la mia ricevente e andarlo a provare in volo. Finalmente sono venuto al campo a provare questo piccolo Yubi 130. Devo dire che mi sono veramente divertito. Ho fatto i primi due voli con delle lipo da 4S da 630 mA. Spinge molto bene, i PD default sono da regolare perché è un po' molle nelle curve e nelle stoppate secche ha delle vibrazioni. Per quanto riguarda il video, con la cam non ho avuto grossi problemi. È un po' opaca, un po' velata come vista. Ma disturbi dalla VTX impostata a 200 mW non ne ho avuti, campo aperto comunque, niente boschi per ora. Cosa dire, per il prezzo al quale lo vendono è un ottimo giocattolino, divertente, veloce. Lo posso sicuramente consigliare a chi è interessato. Spero che questo video vi sia utile. Trovate link e info aggiuntive in descrizione. Non mi resta che salutarvi e augurare buoni voli a tutti. Ciao e alla prossima.